Siamo dentro un Ipercop, non so dove, vicino al Gravellona, Toce, qualcosa del genere. Stiamo andando adesso a comprare degli oggetti per sopravvivere questa notte, perché faremo un'avventura e andremo nel bosco. Ragazzi, è successa una cosa troppo figa. Siamo tipo tra le montagne e durante il nostro tragitto su queste vie tipo pericolosissime e strette, abbiamo trovato un cerbiatto. C'era un cerbiatto davanti a noi e tipo appena ci ha visto ha fatto ha saltato tipo tantissimo. Ha saltato tantissimo, raga, ha saltato troppo, ve lo giuro. Questa è un'emozione unica. Adesso continua il nostro viaggio. Allora, ragazzi, abbiamo lasciato la macchina tipo perché non si poteva salire qua. Ah, io penso di avere un fucile invece, tipo il mio treppiedi. Però così tipo mi sento sicuro, perché in queste ho visto un film ultimamente dove dei ragazzi vanno, dove dei ragazzi vanno tipo in campeggio e a un certo punto rinascono tipo i zombie nazisti. Ma che cazzo? Sì, si chiama Dead Snow. E quindi tipo ho paura che noi veniamo qua, rimaniamo la notte là e ci attaccano i zombie nazisti. Sì, certo. Come Salamino, guarda, pausa break di salita dopo 5 secondi che abbiamo iniziato. Salamino! Ci hanno detto che manca un'ora. E quindi niente, adesso continuiamo il nostro cammino lungo. Tu ho portato Chico qui alla montagna dei Tuergi. Ma spieghiamo cosa sono i Tuergi. Te l'ho detto, cosa sono i Tuergi? Tuergi sono... E qua parte tipo la cosa della National Geographic, vai. I Tuergi sono dei folletti che abitano queste montagne e che ci proteggono. Quindi se tu mai, Chico, dovessi trovarti in difficoltà okay. su queste montagne, basterà chiedere aiuto ai piccoli Tuergi. Loro da notte vengono in queste piccole casette. E se stiamo qua ad aspettare, magari potremmo trovarne uno. Allora, ragazzi, in tutto ciò si è aggiunto che piove. Esattamente. Tipo, adesso sono le ultime casette abitabili, poi arriveremo troppo in alto. Vorrei farvi notare quanto cazzo siamo in alto, zio. Aspetta, in fondo ci sono tipo le montagne che sono bassissime. Occhio Luca all'ortica. Merda, altissimo. Ma guarda dove siamo. Attento Brian, stai per cascare dentro. Vieni. Grazie amico. Arrivo. Vieni laggiù. Vieni da qua. Da qua sono dietro l'albero. Laggiù ci vedi quel punto, quella torre. Questa montagna è la montagna di Mordor. E da là dove nasceranno gli orchi all'indomani e ci colpiranno, ma il nostro caro Gandalf ci salverà. Gandalf. Oh, che scatto. Aspettiamo te. Merda. Raga, ma questa strada non vi ricorda qualcosa di familiare? Tipo... Oh raga, ma tipo il Signore degli Anelli. Oh, ma tipo quella via lì lunghissima. Go. Vada. Get off the road. Non lasciatemi dietro. No, non lasciatemi dietro, bro. Ci avete visti? Siamo quasi arrivati, raga! No! Lo faccio qua? Siamo arrivati dentro la casa. C'è pure la lampadina. Vai, fai luce, amico. Ma raga, non ci sono le luci, già. Aspetta, Luca. Sì. C'è anche tu. Ma mi sono andato. E Luca, dove sono? Ok. Ah! Siamo finiti in un posto troppo figo, guardate. Andiamo, Luca. Andiamo qua. Oh, yeah, Isengard. Siamo vicini a Isengard. Merda. Andiamo. Davvero? Di là dove? Ragazzi, siamo di là. Pilpo. Allora, ragazzi, abbiamo appena trovato una caverna, non so se avete visto la parte prima. E quindi adesso andiamo a prendere le luci, ce l'ho solo io, invece devo prenderla pure loro. Andiamo a recuperare le dalle altre torce, cacchio. E niente, e poi riandiamo là. Allora, cosa però? Oh, bello qua. Se no la casa è completamente buia. Sono appena lavato le mani con l'acqua ghiacciata, vorrei dire solo questo. Allora, ragazzi, siamo arrivati a casa.
È un po' paurosa perché sopra c'è un piano tipo mezzo horror e farò vedere in un video un prossimo giorno. Che è successo, sai? Avevo paura. Parlavi di horror. Allora, c'è troppa luce così. È brutto. E adesso stiamo mangiando a lume di candela, come si suol dire. E adesso abbiamo scoperto l'esistenza di una caverna. E quindi andremo a visitare questa caverna al buio, vero bro? Giusto, io ci sto, raga, hai detto di sì, eh? Anch'io. Sì, ma no, poco, te lo dico, quello che c'ho paura. Sai, non ci sta. Ci stai? Dai. Io ci sto. Merda! Fai paura! Ragazzi, tra poco vi porterò in una caverna dove più o meno 26 anni fa questa famiglia De Martinis solitamente si ritrovava per fare dei riti satanici. Il problema è che è nato tutto come uno scherzo, ma un giorno sono andati con le loro due figlie, giovani, più o meno 13-17 anni, e queste due ragazze non sono più tornate. Si dice che in questa caverna le due ragazze siano rimaste per sempre, non sono mai più tornate, e quindi noi andremo per ritrovarle. Viva! C'è la neve in testa, già hai detto! Ora che